cercare non di raccontare ciò che il personaggio sta vivendo, ma di vivere quello che il personaggio sta vivendo. Sono due cose completamente diverse. E la prima grande emozione che ho avuto, la prima grande emozione che ho avuto, e che mi ha fatto capire cosa vuol dire interpretare e non recitare, è stata la prima volta che mi sono Ruggero Ruggeri. Io avevo sentito Ruggeri, tutti ne parlavano, ma io vivevo a Pesaro. Una volta alla radio ho sentito una voce strana che diceva, poi mi sono reso conto, dei versi da Riccardo II di Cesti. Questa voce strana, che non era una voce solida, era una voce fascinosa, era la voce di Ruggero Ruggeri. Quindi il primo giorno che sono a Roma, io al Teatro Quirino, vecchio, allora era tutto bianco, con pace, poi è stato restaurato, recitavo Ruggero Ruggeri nel Tutto per bene di Mirabello. Che delusione. Il teatro era semivuoto, ma il più grande attore italiano, il teatro semivuoto. Il loggione è pochissima gente. E improvvisamente comincia il Tutto per bene, comincia con la festa del matrimonio. Entra Ruggeri, questo piccolino basso, che strano, era, sembrava insignificante. A un certo punto la festa sta per finire e la figlia dice, si avvicina al papà Ruggeri, alla figlia volevo dirgli, no, senti papà, adesso devo vestirmi perché poi dobbiamo partire prima, cioè, abbiamo modo di parlare, ma insomma, si mette, scende, ciao papà, che sei? Il genero che aveva cercato varie volte di dire, senti, ti voglio parlare, no, no, adesso non c'è tempo. La scena rimane vuota, tutti vanno via, rimane solo il genio, questo Ruggeri non l'altro, silenzioso, rimane il genio che finalmente lo guarda e mettendosi i guanti, mi ricordo benissimo, beh, che cosa voleva dirmi? Ruggeri lo guarda, una pausa infinita, e poi dice sottovoce, niente, t'ho salutato, si sentì un singhiozzo, ero io. In quel niente t'ho salutato, così piccolo, così piccolo, era un grido di solitudine, di disperazione. Ecco cosa vuol dire l'interpretazione. Lì ho capito che non bisogna, non è tanto importante declamarla, importante è farla vivere dentro di sé l'emozione. Proprio niente, t'ho salutato. Ero commosso. Questa è stata una grande emozione della mia vita. Tavoli ancora con tante bottiglie sopra, piatti, il pavimento pieno di coriandoli, di cotillon, cose varie. Eravamo rimasti soltanto Benassi e io. Benassi seduto su una poltrona e io accanto mi ricordo che avevo un vestito grigio chiaro, volevo farmi lo smoking, non avevamo i soldi e io mi sentivo disagio, ma ne stavamo due soli, con Benassi seduto. Che pensava, e io che non sapevo cosa dire, a un certo punto mi fa, vieni in camera mia, ti faccio sentire che recitava la musica. Accesi tutte le luci dello spogliatoio, lasciò una camera, la porta della camera semi chiusa, per cui veniva un taglio di luce che attraversava la scena, stava creando un'atmosfera teatrale. Spense alcune luci, accese soltanto una luce sopra di me e una luce che colpiva lui. E cominciò a recitare. E mi disse, prima ho sbagliato, ti ho detto come recitava la Dose, ti faccio sentire come recitava, no, ti farò sentire come interpretava la Dose. E da lì cominciò la donna del mare, la signora di degli spettri, la porta chiusa, ha fatto 5 scene, si stava per terra, piangeva, e poi si alzava, si sedeva, si buttava sul letto. La cosa è però quasi un'ora, fino a che venne l'alba e la luce del giorno cominciò a coprire e a distruggere la poesia del momento. Lui finì di recitare, mi ricordo che era la donna del mare, si alzò, mi guardò, non mi disse nulla. Era un momento e io lo abbracciai, io che abbracciavo Benassi, io, 23 anni, 1954,
quella fu una serata per me indimenticabile. E lì avevo capito, ho capito, come recitava la Dusa. Glauco, aspetta, ti ricordo che su questa spalla ci sono le lacrime della Dusa. Quando recitavo gli spettri, mi portò in tournée, lui aveva più di 50 anni, e volle rifare Osvaldo, il giovane degli spettri. Non si toccò. Recitava con la sua faccia. Si inventò una giovinezza meravigliosa, la fantasia di un artista. Cioè, calava lentamente un sipario con delle tele cucite insieme, che ci aveva regalato la parrocchia di Sant'Agostino, e dipinte da un nostro amico che faceva il pittore. A un certo punto, toc, toc, si blocca, non so bene, si blocca il sipario a metà strada. E io continuo a dire, papà, perdono, ma insomma, a mormorare. Allora mio padre apre gli occhi, si alza, signore, sta con me, che finisce qui. E io, preciso quel momento, preciso, ho detto, caro Sipario, tu resterai alzato per me per molto tempo. Ed ecco, ancora una volta.